La prossima settimana saremo nuovamente in piazza per bloccare due sfratti e impedire che sette famiglie finiscano in mezzo alla strada. La prossima settimana in via del Ferraio, mercoledì, e in via Romera martedì, dalle 8 di mattina presidieremo i palazzi che sono soggetti appunto allo sfratto e con ogni mezzo necessario impediremo che le famiglie finiscano in mezzo alla strada. Come abbiamo già iniziato a fare da dicembre 2013, saremo nuovamente a fianco delle persone che soffrono un problema abitativo, saremo di nuovo a fianco della dignità delle persone. La situazione che però si prospetta per la giornata di martedì è un pochino particolare e ha del grottesco. Le sei famiglie che rischiano di finire in mezzo alla strada sono le famiglie che negli anni precedenti si erano organizzate con la rete sociale della casa e avevano visto finalmente nel 2011, dopo anni di lotte, di occupazioni, di picchetti antisfratto, regolarizzarsi la propria situazione. Nel 2011 la provincia, con la faccia di Rita Rossa, all'inizio della campagna elettorale, che poi la porterà a diventare sindaco di Alessandria, aveva trovato migliaia di euro da mettere a disposizione delle famiglie che vivevano l'emergenza abitativa e dei palazzi lasciati interamente vuoti di proprietà di agenzie immobiliari, in questo caso dei signori Capra, che altrimenti non avrebbero, sarebbero appunto rimasti vuoti. Dopo aver costruito la propria campagna elettorale sulle spalle di chi viveva l'emergenza abitativa, il sindaco che oggi governa questa città ha dimostrato come intende risolvere il problema dell'impoverimento sostanziale della città di Alessandria e l'ha dimostrato tagliando posti di lavoro, svendendo le partecipate e facendo finta di non vedere e comunque rimanendo immobile di fronte all'emergenza degli sfratti. La situazione paradossale è questa: mentre nel 2011 in campagna elettorale si elargivano migliaia di fondi pubblici a favore di agenzie immobiliari che lasciavano vuoti o che non affittavano i propri palazzi per dare un tetto a tutte le persone che appunto soffrivano l'emergenza abitativa, oggi queste stesse persone, attraverso l'avvocato Brina, che è il coordinatore provinciale del PD, e che è curatore per l'agenzia immobiliare Capra della questione di Via Romera, si trovano dall'altra parte, ovvero a sfrattare le persone che in questi alloggi ormai dal 2011 ci vivono. Un breve excursus su quella che è stata la situazione: nel 2011 viene approvato il canone sociale, un progetto pilota di 11 famiglie organizzato con la rete sociale per la casa. Trovano una sistemazione a Spinetta Marengo e vengono appunto messi a disposizione migliaia di euro per coprire l'eventuale insolvenza delle famiglie che appunto, come ripeto, vivevano un'emergenza abitativa. Finiti quei fondi e finita poi soprattutto la campagna elettorale del PD e della Rossa, questi fondi non vengono più trovati, il problema dell'emergenza abitativa viene messo in secondo piano e oggi questa è la situazione. Noi impediremo con ogni mezzo necessario che le famiglie, sia le sei famiglie di martedì che la famiglia di mercoledì, finiscano in mezzo alla strada. L'appello che facciamo a tutti è quello di partecipare alle 8, l'appuntamento è in via Romera per martedì e sempre alle 8 in via del Ferraio a Spinetta Marengo per mercoledì. Invitiamo tutti a partecipare.